tema su cui volevo riflettere con voi è un tema particolarmente importante, e cioè come presentare i testi biblici tenendo conto del fatto che una lettura, semplicemente una presentazione, semplicemente letterale del testo, effettivamente non aiuti a coglierne il valore e l'importanza anche per l'uomo d'oggi. Mi spiego. Troppe volte nella mia esperienza mi sono reso conto che risulta più facile, quando si parla di un testo biblico, farne una lettura superficiale, cercando di portare l'attenzione dell'ascoltatore semplicemente portandolo a interpretare il testo così come è scritto. Faccio un esempio molto semplice. Di fronte a un brano come quello dei magi che arrivano a Gesù portando doni, spesso succede di sentire che l'interpretazione si sofferma sugli aspetti straordinari del testo. Faccio un esempio: la stella che conduce i magi fino a Gesù, presentandola come un fenomeno miracoloso, straordinario. Si cerca di trovare il corrispettivo di chi erano i magi, i nomi, Melchiorre, Gaspare, eccetera, Baldassarre. Si cerca cioè di portare l'ascoltatore a ricrearsi nell'immaginario la scena esattamente come è scritta, per poi arrivare, nel momento in cui i magi danno i doni, a dire che i tre regali, addirittura ho sentito esprimere così, questi tre doni, questi tre regali, rappresentano simbolicamente l'oro, la regalità di Gesù, l'incenso, la divinità di Gesù e la mirra, l'umanità di Gesù. Ora, noi sappiamo bene che in realtà la mirra è questo unguento che veniva usato per la sepoltura, quindi si ungeva il corpo del defunto, e quindi chiaramente questi tre doni devono essere interpretati in senso simbolico, no? Perché nel momento in cui io dico che questi uomini che vengono da Oriente, quindi che non provengono dalla tradizione ebraica, arrivano da Gesù e gli portano questi tre doni, è evidente che questo modo di presentare il testo riveli la vera intenzione dell'Evangelista, che è quella di far vedere come la nascita di Gesù, la rivelazione di Dio nel Figlio, sia qualcosa di aperto per tutti. E questi tre doni rappresentano l'essenza dell'espressione di fede cristiana. Il cristiano vede in Gesù il re, colui che porta il regno di Dio, questo sogno di Dio sull'umanità, di conversione, di apertura alla logica dell'amore. Vede in questo bambino il figlio di Dio, quindi addirittura la manifestazione terrena in carne di Dio. Ma tutto questo potrà essere compreso solamente nel momento in cui si vivrà la sua morte, si vedrà cioè il suo sacrificio in croce. Se noi prendiamo questi tre doni, li riportiamo indietro, ricreiamo la scena così come è scritta e pensiamo all'episodio storico e diciamo: ecco, i tre magi hanno portato questi tre doni, si arriva a dire, cosa che ho pure sentito, che il dono della mirra indica il destino di Gesù. Ma come il destino? Come se qualcosa fosse già scritto. È qualcosa di veramente originale, no? Cioè, come se la storia di Gesù fosse già scritta, dove non ci fosse più spazio per la libertà, senza comprendere che in realtà quello di cui si sta parlando è proprio l'essenza, no, della fede cristiana. Ma questo è un esempio.
se penso all'Antico Testamento, se penso ad esempio al racconto del passaggio del mare, in cui il popolo di Israele, no, si trova bloccato dal mare, Mosè stende la mano sul mare, il mare si apre. Anche in questo caso, nel momento in cui noi presentiamo questo episodio semplicemente così come è scritto, chiaramente dov'è che andiamo a portare l'attenzione, no, della persona? La portiamo al fenomeno straordinario, la potenza di Dio che apre il mare e il popolo di Israele che passa in mezzo, senza considerare assolutamente il fatto che nella Bibbia il mare è il simbolo del male e che la mano di Mosè è il simbolo dell'azione. E quindi che può esserci, che deve esserci un'interpretazione del testo che coinvolge il lettore al punto da dire che grazie alla fede in Dio è possibile affrontare il male. Ed è possibile addirittura trovare una strada che porta alla libertà, anche se questa sembra impossibile. Se io riduco però il tutto all'effetto straordinario e miracolistico, ancora una volta il testo della Bibbia diventa lontano, perché come facciamo noi oggi a dire che grazie alla fede in Dio, stendendo una mano sul mare, riusciamo ad aprirlo? È molto più sensato riconoscere il valore simbolico e far percepire come grazie alla fede in Dio, grazie alla fede nell'amore onnipotente di Dio, si possa affrontare l'esperienza del male con coraggio, con decisione, per superare l'ingiustizia, per superare le situazioni conflittuali, per riacquistare il gusto della libertà. Oppure, un altro esempio, il famoso brano di Abramo che sale al monte col figlio Isacco, seguendo la richiesta di Dio di sacrificare il figlio. Anche in questo caso un'interpretazione letterale mi porta a dire, ecco, Dio mette alla prova Abramo per vedere se lui effettivamente crede in modo incondizionato e gli chiede il sacrificio del figlio, e Abramo, grazie a questa sua fede potente, sale sul monte, afferra il figlio, lo mette sull'altare, prende il coltello, sta per ucciderlo, e a quel punto ecco che la voce dell'angelo che lo ferma e gli dice: io so che ora tu temi Dio, credi in lui. Ma anche questo brano, se si approfondisse, cogliendone l'insegnamento profondo, si capirebbe ad esempio che è un brano che si mette in polemica dura contro i rituali di sacrificio del primogenito che venivano compiuti, sacrifici di fondazione si chiamavano, re che uccidevano i primogeniti e li ponevano nelle fondamenta della città. E forse il testo della Bibbia ci sta dicendo che dentro un'interpretazione della fede si può arrivare a pensare che Dio chieda anche il sacrificio del figlio per mettere alla prova la nostra fede. In realtà è l'esatto opposto. Siamo noi che pensiamo che per la fede in Dio si debba essere disposti anche a sacrificare il figlio. Ma Dio è vita e Dio non può chiedere il sacrificio di un figlio. Anzi, lui si rivela come colui che ferma questo atto. E infatti il testo si dice: sul monte Dio si fa vedere, è visto, cioè si rivela come il Dio della vita. Insomma, quello che voglio dire è semplicemente questo: ci sono questo modo di accostarsi al testo della Bibbia senza approfondirne il significato, ci fa rimanere sulla superficie del testo, non ci aiuta a cogliere nel testo biblico qualcosa che ancora oggi, all'uomo d'oggi, forse ancora di più all'uomo d'oggi, parla, lo richiama, lo invita a una rivoluzione, a un cambiamento. Però dobbiamo sforzarci di comprenderlo il testo, perché altrimenti, faccio un ultimo esempio, mi viene in mente il brano che viene sempre definito la moltiplicazione dei pani, questo miracolo grandioso di Gesù di moltiplicare
i 5 pani e 2 pesci per dar da mangiare alla folla. Ma se uno analizzasse e leggesse il testo con attenzione, vedrebbe ad esempio che nel testo non esiste la parola moltiplicare, ma esiste la parola dividere, condividere. E che l'invito di Gesù ai discepoli, quando si avvicinano e dicono: Maestro, manda a casa tutta questa gente perché ormai sta diventando sera, perché così possono tornare e acquistare qualcosa da mangiare. Gesù cosa dice nel Vangelo di Marco? Date loro voi stessi da mangiare, siate voi il loro cibo. Siate voi coloro che si prendono cura. Capite che cambia molto l'interpretazione, perché non ci sta dicendo che pregare Dio moltiplica le cose, ci sta dicendo che la fede in Dio ci porta a una condivisione radicale, una presa in carico delle necessità delle persone che incontriamo. È un invito forte, potente, urgente di imparare la bellezza della condivisione e non della chiusura, e di fuggire da quell'idea della fede che è quella per cui invoco Dio quando ho bisogno e lui interviene e sistema tutto, ma piuttosto di invocare lo spirito di Dio per arrivare a comprendere la bellezza della condivisione. E così si potrebbe andare avanti con tantissimi brani e alla fine ci ritroveremmo sempre qui a dirci che per comprendere il testo biblico e cogliere tutta la straordinaria bellezza bisogna fare uno sforzo di interpretazione. Altrimenti il testo non solo non si rivela per quello che è e nella sua bellezza, ma addirittura potrebbe essere frainteso, portando a insegnamenti che distolgono dalla fede autentica. Voglio concludere semplicemente raccontando un aneddoto di una persona che ho conosciuto anni fa e che mi diceva che non poteva avere figli e che mi diceva: ma come? Perché non riesco ad avere figli? In fondo io chiedo costantemente a Dio questa grazia, eppure non succede niente. Perché Dio, quando Sara era sterile, le ha concesso un figlio, la moglie di Abramo, le ha concesso un figlio, e a me, che lo invoco e lo prego da così tanti anni, non mi fa questa grazia? Mi piacerebbe finire lasciando questa domanda, perché è troppo semplice cercare delle risposte, appiccicandole, cercando di metterci un po' la coscienza in pace, trovando sempre la risposta giusta al momento giusto. Teniamoci questa domanda. Non è forse che il testo biblico ci insegna, se correttamente inteso, se approfondito in modo corretto e serio, ci insegna ad affrontare le fatiche della vita, guardando alla vita con uno sguardo di amore, di apertura, uno sguardo che è uno sguardo rivoluzionario, capace di modificare le relazioni, capace di modificare il nostro essere al mondo. Però bisogna avere il coraggio di rifiutare la superficialità e concentrarsi su una profondità capace di scuoterci nel profondo. Buon cammino a tutti.